ragazze, ciao ragazzi. Nuovo giorno, nuova challenge. Oggi ho deciso di fare questa challenge che non ho visto fare da nessuno, almeno spero, in croce, perché ogni volta che vi dico questa challenge, questo video non l'ho visto fare da nessuno, mi arrivano tipo 500 commenti che mi dicono no, veramente l'ha fatta tipo Tizio Caio Orso 76, e quindi e allora vi dico che io non l'ho vista fare da nessuno questa challenge, magari esiste. Comunque oggi voglio fare, come da titolo, un video in cui mangio per 24 ore solo cibo ricoperto d'oro. E vi sto parlando di vero oro, quello commestibile che già mi avete visto assaggiare quando ho assaggiato la pizza con l'oro e l'argento, però era leggermente diverso. Ma stavolta ho comprato io tutti questi fogli d'oro commestibile, ci sono i glitter, ho comprato... Adesso vi faccio vedere tutto, sono super emozionata perché non so che cosa aspettarmi da questo video. Ho assaggiato solo una volta l'oro commestibile e non aveva nessun sapore, però era più o meno in quantità un po' più piccole rispetto a quello che andremo a fare oggi, quindi non so che cosa aspettarmi e spero che sia decente, altrimenti praticamente tutto il giorno mangerò roba che mi fa schifo, che non è proprio il massimo. Guardate un po' dove vi sto posizionando. Post-it, bottiglietta e voi starete qua sopra. Adesso sto per posizionarvi qua sopra, quindi come vi dico sempre, mi raccomando, state fermi, non vi muovete troppo che sennò cadete, ok? Ok, vedo di posizionarvi super in bilico, ok, ci siamo. Sì, le punte rosa se ne stanno andando, ragazzi. Sig, si vedono ancora poco, ma se ne sono quasi andate. Dovrei rifarle oppure no? Scrivetemi nei commenti. Allora, queste sono le cosine e io sono super orgogliosa di questa idea che ho avuto per questo video e delle cosine che sono riuscita a trovare, ragazzi, perché non pensavo ci fossero così tanti prodotti d'oro commestibile. Allora, ho preso, queste sono foglie d'oro puro 24 carati slim, quindi sono super sottili e ogni pacchetto, allora, sono 80 mm per 80 mm. Eccolo qua, 10 foglie d'oro 24 carati 100% e dovrebbero appunto essere super sottili da appoggiare su qualsiasi cibo e spero che non abbiano sapore, me lo auguro. Poi, allora, altra figata, ragazzi, che ho trovato è questo spray e io vi giuro, quando l'ho visto mi sono detta ok, ho sbagliato, perché cioè è una bomboletta, sarà per dipingere, che ne so, vestiti o oggetti. Invece ho ordinato qualcosa di corretto, cioè invece il mio ordine era giusto ed è spray metallizzato per decorare e colorare prodotti alimentari, pasta di zucchero e cioccolato. Eccola qua la spiegazione. Le foglie che abbiamo visto poco fa erano effettivamente 24 carati, questo invece è soltanto colore oro. Non so bene come sarà questo, vedremo. Poi c'è, ragazzi, polvere d'oro 24 carati commestibile e questo è il prodotto. Tra l'altro, notare la bottiglietta e di prodotto ce n'è pochissimo, ragazzi, non l'ho ancora aperto perché ovviamente il costo non è indifferente, come potete immaginare. Poi ho trovato una vernice, ragazzi, effettivamente si chiama Paint Metallic Light Gold, quindi questo è semplicemente una vernice color oro, da non confondersi con gli altri prodotti che abbiamo visto prima che sono effettivamente d'oro 24 carati ed è anche questo 100% commestibile. Per ogni prodotto che ho preso ho controllato 500 volte perché ero seriamente preoccupata che non fossero per alimenti, invece lo sono, sono tranquilla. E poi ultimo prodotto, questa è una polvere finissima, sono quasi dei glitter, super fini, è appunto quasi una polvere di oro, anche questo è oro 24 carati alimentare, quindi anche questo, ragazzi, è un metallo prezioso che però si può mangiare. Non so esattamente, cioè mi sono informata, praticamente da quanto ho capito l'oro è commestibile in quantità ridotte. Quindi è per questo che il vero oro si può mangiare, così ho capito, io ovviamente non me ne intendo, ma so che sono dei prodotti che si usano negli alimenti, nei cibi, anche nei ristoranti più chic, eccetera, spesso c'è la foglia d'oro, eccetera, e si può mangiare, è commestibile, quindi tranquilli. E questi sono appunto dei micro glitter meravigliosi. Adesso direi di iniziare questa sfida con la colazione, perché come ben potete vedere sono già vestita, quindi mi sono svegliata, ho fatto la doccia, mi sono vestita, ho riordinato casa, ho messo via la spesa che è arrivata nel frattempo e adesso ho un pochino di fame, quindi non voglio esagerare tantissimo con la colazione oggi, ma vorrei più che altro
magari mangerò uno yogurt, sì, questo è il cocco. All'interno ci metterò i lamponi e magari anche qualche mirtillo, perché no. Ovviamente andremo a ricoprire il tutto, ragazzi, con i nostri prodotti d'oro che vi ho fatto appena vedere. Vediamo che cosa viene fuori. Ok, yogurt al cocco con lamponi e mirtilli nella mia bellissima tazza, anche questa è di Blonde Amsterdam. Quello che voglio fare con la colazione è andare a spruzzarci intanto su questo spray color oro e poi vediamo di aggiungerci l'oro vero. Onestamente mi fa un po' impressione, perché nonostante ci sia scritto che è per alimenti eccetera, mi fa un po' impressione spruzzare una bomboletta sul cibo. Vabbè, vediamo. Oddio! No, vabbè, è fantastico. No, vabbè, ragazzi. No, vabbè, allora, il colore è perfetto, è meravigliosamente, meravigliosamente dorato. Fa quasi impressione perché non sembra cibo. Adesso aggiungiamoci l'oro vero, però. Wow, sono super, super, super leggeri. Guardate come cadono, sembra neve. No, vabbè, non ci posso credere. Ok, basta, basta, penso che possa bastare. Che meraviglia, sono, cioè, sono meravigliosi. Non ci posso credere, il risultato è veramente, veramente top. Vediamo soltanto come sarà il sapore adesso, e questo un po' mi preoccupa. Allora, il profumo non ha niente di strano, sembra normalissimo yogurt al cocco con la frutta. Almeno da profumo, spero che anche il sapore sia decente. Stranissimo, ragazzi, ma non ha assolutamente nessun sapore, cioè... Sento i glitterini tipo dorati, sono super leggeri ma un pochino li sento, perché è l'unica cosa appunto con una texture simile in questa tazza. Non può essere lo yogurt, non può essere la frutta, però non si sente assolutamente il sapore, ma proprio zero. No, non si sente per niente, strano, ma è così. Amore mio, cosa c'è amore mio? Sei il mio gattino bellissimo. Direi colazione assolutamente promossa. Non mi dispiace affatto. Guardate i fiocchetti d'oro, quanto sono belli e scintillanti. 2 hours later. Sto lavorando al computer e mi è venuta fame, anche perché l'ora di pranzo è già passata da un po', quindi giustamente vorrei mangiare qualcosina. Ho pensato, ok, cosa posso fare per pranzo? Perché ho già in mente cosa fare per cena. E però per pranzo non mangio mai tantissimo in realtà a pranzo, lo sapete, quindi faremo una cosetta veloce e penso di fare tipo, boh, vabbè, voi lo sapete, io non sono uno chef, ok? Non è che sia bravissima a cucinare, quindi ho pensato di fare semplicemente una pizzetta, le ho messe nel congelatore. Quindi scongeleremo una pizzetta e andremo a ricoprirla d'oro. Nel frattempo sto suonando la porta. Arrivo! Ok, ci siamo. Andiamo a preparare questa pizzetta. Lo so che non è niente di, ragazzi, strafighissimo, gourmet, eccetera. Però lo sapete le mie skills, cooking skills, quali sono. Sto cercando la pizzetta. Pizzetta, pizzetta, pizzetta. So di averne congelata una qualche giorno fa. Eccole qua. È una delle... cose più semplici secondo me da ricoprire con una foglia d'oro, quindi e voglio assolutamente usare queste, che tra l'altro sono le più costose e le più fighe di tutto il video oggi. Se magari sono a fuoco forse è più fattibile, ok? Quindi voglio assolutamente usare queste e secondo me come grandezza ci siamo più o meno per ricoprire la pizzetta. Nel frattempo Gatto Denver chiacchiera tantissimo. Amore mio, sei la mia nuvoletta, sei la mia nuvoletta tu. Allora, sono, guardate, penso che siano divise ognuna da uno strato di carta per proteggerle. Ecco, oh mio Dio, sono super 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 delicate, devo stare attentissima, ragazzi. Non avete, non potete immaginare quanto siano delicate. Solo toccandole praticamente si spezzano, quindi wow, dobbiamo stare super 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 attenti. No, vabbè, si spezzetta, è difficilissimo, ragazzi, sono... Cioè, quando le tocchi praticamente ti rimangono appiccicate alle dita ed è veramente difficilissimo. Andiamo a metterne un'altra, vediamo se riusciamo ad essere più precisi. Aiuto! Ok, allora, secondo me la cosa migliore è
farla scivolare direttamente, se fattibile. Ok, questo è già un pochino più soddisfacente. Proverò ad usare la vernice color oro, vediamo come viene fuori. Il colore credo sia abbastanza veritiero. Versiamolo un po' ovunque. Anche se secondo me la vernice, quella spray, era meglio. Forse ne sto mettendo un po' troppa, ma l'importante è riuscire a coprire tutta la pizzetta, ok? Praticamente ha anche preso la forma di una pizza d'oro, cioè la crosta è un pochino più scura e tipo diversa rispetto al centro. Secondo me non è male, però andrei a metterci sopra anche questa polvere. No vabbè, forse ne sto mettendo un po' troppi, ma ragazzi è... cioè è meravigliosa, solo che non sembra commestibile, non ci posso ancora credere che lo sia, ma effettivamente è bellissima, guardatela da vicino quanto è meravigliosa, sbrilluccicosa, è pazzesca. Questa me la porto nel mio studio perché devo continuare a lavorare al computer. Eccoci qua. Vi dico che ho sentito il profumo. No, vabbè, tagliarla è fantastico. Guardate che roba. Guardate che roba. Ovviamente sotto c'è il colore della pizza, ma è bellissima. Comunque, vi devo dire che è un sospetto perché stendendo questa specie di vernice che ho messo su tutta la crosta, ho sentito l'odore e ha un leggero tipo odore o sapore, sapore non lo so, ma l'odore sicuramente è un sapore tipo chimico, quindi ho letto 6 volte l'etichetta e è commestibile, però secondo me il sapore non sarà proprio il massimo, vediamo. Devo purtroppo confermare che il sapore della vernice che ho messo tutto attorno si sente. Non copre tantissimo il cibo, ma si sente decisamente. Ed è tipo... c'è quasi un sapore di plastica, di chimico, non lo so. Non la consiglierei assolutamente questa. Voglio arrivare però al centro della pizza per assaggiare i glitter e la foglia d'oro 24 carati. Ok, ci siamo, qui ci sono i glitter e c'è la foglia d'oro 24 carati, vediamo. C'è il demo, lo sentite? Decisamente no. Non si sente il sapore né della foglia d'oro né dei glitter. Se c'è è veramente un minimo, minimo, minimo sapore metallico, giustamente, però... è buonissima, quindi non dà assolutamente fastidio. Quindi l'oro vero 24 carati commestibile è buono. Quello invece che è color oro commestibile ma non è vero oro 24 carati, un sapore amarognolo ce l'ha. Una lingua completamente dorata. Questo è quello che rimane della pizzetta, era strabuona ragazzi. A parte quella vernice che vi dicevo un po' amarognola, ma per il resto... veramente top, e mangerei qualcosina di dolce adesso, vediamo di sbizzarrirci anche con quello. C'è una merendina che non mangio da tantissimo tempo e facendo la spesa mi è venuta troppa voglia e sono i yo-yo, quindi andremo a ricoprire una di queste merendine d'oro. Eccolo qua il nostro yo-yo, ma quanto è buono e mi ricorda troppo la mia infanzia. Vado a cospargerlo con lo spray. Ok, lo spray è andato un po' ovunque nel piatto. Ragazzi, guardate che meraviglia, che meraviglia. Andiamo a metterci ancora qualche glitterino oro 24 carati. Taran, andiamo a fare come farebbe Salt Bae, ok? Probabilmente mi andranno ovunque. Stanno volando ovunque, ma ci sto quasi riuscendo. No, vabbè, non sono Salt Bae, ma facciamolo direttamente così dalla confezione. Da una merendina semplicissima siamo passati
ad una merendina fatta d'oro, ragazzi. Sembra molto più figo di quello che è in realtà, grazie al colore. Questo mi sa che lo devo mangiare con le mani, perché andare a tagliare uno yo-yo con le posate mi sembrerebbe un po' eccessivo. Beh, all'interno continua ad essere un normalissimo yo-yo. Devo dire che un po' lo sento il sapore dello spray. Ed è tipo un po' amarognolo. Non so se siano invece i glitter, forse, ma è un po', decisamente un po' amarognolo. E sul dolce si sente di più. È comunque strabuono. Ma un po' amarognolo, quel retrogusto si sente, si sente. È più bello che buono, questo ve lo posso assicurare. È buonissimo? No. È bellissimo? Sì. Lo finirò? Sì. 5 hours later. Per cena, tra poco capirete meglio, ma sto preparando gli hamburger di pollo. Poi vedrete che cosa ho in mente. Ok, non è uscito esattamente come speravo, perché tipo l'hamburger è più piccolo del panino, quindi non si vede nemmeno, ma avrete già capito qual è la mia idea, cioè di cospargerlo d'oro, naturalmente. Vediamo allora. Volevo usare anche qui questo spray, perché secondo me è uno dei prodotti più riusciti della giornata. Ma metterei sulla carne invece la nostra Sim Gold Leaf, stando super super attenta, visto che sono delicatissime. Più o meno ci sono riuscita, ragazzi, credetemi che per quanto è difficile è veramente un successo, ed è anche bellissima da vedersi, guardate che meraviglia. Ma adesso, ragazzi, il mio momento preferito della giornata, praticamente, è andare a cospargere tutto con questo spray. Meraviglioso anche questo, e decisamente come tutto il cibo di oggi, non sembra commestibile, ma lo è. E adesso, visto che non ci accontentiamo di questa meraviglia, andiamo a spruzzarci su un po' della nostra polvere dorata, ragazzi. Anche questa è super leggera. Ta-da, ta-da. È talmente bello che mi dispiace mangiarlo. A parte che sembra finto, ma mi dispiace proprio mangiarlo, perché cioè, è una creazione perfetta. Ok, lo mangio io. No! No, 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 no! Beh, ragazzi, facciamo questo testing in diretta. Gatto Max, vuoi fare il testing? Gatto Max? Salve. Salve. Sì, io sono abituato a mangiare le cose d'oro. Ah sì, questo era il cibo che i miei avi mangiavano. Io mi sono ridotto a mangiare le scatolette, queste scatolette. Guardate che tutte le dita piene di glitter stanno andando ovunque, è leggerissimo. Anche questo non ha un particolare sapore, forse un po' amarognolo, ma stessa cosa della pizza, non è niente di troppo forte, non penso che me ne accorgerei se non sapessi che è ricoperto d'oro. Non so come sia il mio rossetto in questo momento, ma vedo varie striature, scusatemi, sono glitter che svolazzano, penso che riusciate anche a vederli. Ci siamo, sono all'ultimo morso, ragazzi, ultimo morso. Come al solito, fine video, e facciamo un po' un riassunto della giornata. Mi sono anche cambiata, mi sono messa comoda ed ho ancora sulle labbra la foglia dorata. A parte questo, vabbè, questa sfida è stata super interessante, non avevo mai sperimentato con l'oro 24 carati alimentare né con dei coloranti con queste colorazioni. Ovviamente non è qualcosa che farei ogni giorno, però per una sfida è stato molto 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 interessante. Avevo assaggiato appunto già la foglia d'oro, ma poterla toccare e posizionare io sui cibi è stato interessante e strano, e il sapore è stato ancora più strano. Comunque, spero vi sia piaciuto questo video, mia family. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!